e poter esprimere le nostre, non direi giustificazioni, perché però i motivi per i quali sono di fronte questa differenza e che cosa stiamo facendo. Innanzitutto NAS è presente, è stata sempre presente e lo sarà sempre finché ci sarà chiaramente, e non ha dimenticato la sua storia del 45. Tant'è che tutta una serie di interventi si possono vedere anche oggi, sapendo che dicevo di operare che stanno sistemando le opere in verde, altri interventi che stiamo facendo puntuali per delle problematiche che riguardano il pendio, perché anche se non si vedono, essendo una strada di montagna, presenta tutta una serie di situazioni dovute al movimento del pendio, che possono generare pericolo, magari apparentemente potenza non se ne accorge, però sono ancora più gravi della buca o della barriera che manca. Noi forse è opportuno che precisiamo il modo in cui interveniamo, perché sennò sembra veramente che abbiamo abbandonato la strada. Possiamo intervenire con la manutenzione ordinaria con fondi nostri, per cui noi ogni anno assicuriamo interventi di manutenzione che riguardano lo sgombroneve, la segnaletica stradale, le opere in verde e la riparazione delle rupe. Però la strada non necessita soltanto di manutenzione ordinaria, anzi necessita soprattutto di manutenzione straordinaria. Manutenzione straordinaria che viene eseguita dall'ANAS a seguito di un contratto che viene firmato con il Ministero, in base al quale poi il Ministero elargisce dei fondi che ci consentono di intervenire. Quindi ogni anno noi firmiamo un contratto, è stato fatto anche quest'anno, dove il Ministero ha assicurato un certo impegno di spesa e noi seguiamo interventi di manutenzione straordinaria. Per quest'anno abbiamo previsti 330 milioni di euro per di manutenzione straordinaria. Evidente che se poi per problemi che non riguardano l'ANAS, questi finanziamenti o non arrivano, arrivano in ritardo, arrivano dopo, noi non possiamo seguire gli interventi. Quindi è facile poi additarci come responsabili della mancata manutenzione della strada, però noi non possiamo neanche bandire le gare d'appalto. Ora, per il 2011, che era già previsto nel 2010 e poi per un problema di finanziamento sono saltato nel 2011, che ad esempio è previsto un intervento abbastanza importante sulla statale 45 di circa 1.600.000 euro, che riguarda tutta la sistemazione di barriere metalliche che, come fa qui il Presidente diceva, si nota la mancanza di sicurezza da tutte le recensioni croce che passano. Noi questo intervento l'abbiamo previsto già da più di un anno, è pronto, come si è passato, ma non è che mancano i fondi, perché il contratto del programma è previsto questo intervento in 2016. Il contratto del programma poi per diventare esecutivo richiede un decreto interministeriale da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e delle Finanze. Una volta che viene sottoscritto questo decreto e quindi si può dare attuazione al programma, occorre un visto della Corte dei Conti. Finito quest'ultimo passaggio, noi possiamo bandire la gara e quindi seguire i lavori. Se non intervengono tutti questi passaggi, noi non possiamo seguire i lavori. Quindi è facile darci delle responsabili, però in effetti la responsabilità non è proprio sia di tutto il sistema che richiede una neanche del governo, non è proprio un progetto in particolare. C'è però una situazione in cui stiamo vivendo, c'è la situazione in modo noi quest'anno stiamo seguendo, abbiamo già fatto esposizione, stiamo seguendo la manutenzione straordinaria del 2010, perché il visto della Corte dei Conti sulla programmazione 2010 è intervenuto alla fine di anno, quindi poi abbiamo fatto le gare e stiamo seguendo la manutenzione straordinaria. Io mi auguro che si arrivi al visto della Corte dei Conti per questo manutenzione straordinaria del 2011 a breve, perché non credo che ci siano dei problemi particolari,
e che quindi si possa vedere l'inizio dei lavori che è di sistemazione della barriera dell'Adige entro l'anno, però su questo punto finché non vediamo e non troviamo la firma da parte della Corte dei Conti non possiamo dare l'esito. Tra l'altro si parla sempre di un problema di sicurezza. La sicurezza comunque è una cosa molto complessa. E quando parliamo di sicurezza, per prima cosa dovremmo parlare anche di comportamento degli utenti. Non so se vi è capitato di fare le strade di montagna in Svizzera. Percorrendo le strade di montagna in Svizzera si nota che il piano stradale è perfetto, la segnaletica è perfetta, le punte sono pulitissime, tutto è a posto, però anche con le barriere grafiche. Al posto delle barriere grafiche ci sono dei paletti di interno, sono delle barriere grafiche, e lei non lo fa, non succede nulla, nessuno cade fuori. E segnalando bene il pericolo, perché laddove quindi dicevo, il problema della sicurezza, noi qui in Italia siamo abituati. Stavo dicendo che il problema della sicurezza è va visto da tutti i punti di vista. Mi stavo raccontando di delle strade in Svizzera che non hanno per lo più barriere metalliche di sicurezza. Noi in Italia siamo abituati a mettere barriere metalliche da per sé. Sarà anche un problema dell'industria che deve smettere, deve vendere le barriere. Comunque, basterebbe la barriera interviene nel momento in cui un veicolo esce dalla sede stradale, quindi è un sistema di difesa che interviene in un secondo tempo, perché se i veicoli non escono dalla sede stradale non ci sarebbe bisogno di mettere le barriere. Per questo ho chiamato l'attenzione sul fatto che le strade sono utilizzate per le potenzialità che hanno. Una strada di montagna che è quindi caratterizzata da un continuo susseguirsi di tornanti, di curve insomma cieche, di pochi ponti, pochi cieli, insomma c'è una situazione un po' complessa, andrebbe utilizzata adeguatamente, quindi con la velocità che consente. È evidente che laddove ormai l'utente è abituato a vedere le barriere dappertutto, le barriere ci sono, magari sono incidentate, queste vanno sostituite. Però dicevo, si rientra poi il problema della manutenzione straordinaria, perché le barriere non solo sono incidentate, ma sono anche in molti casi vecchie. Quando parlavo di uno scritto di strada, a protezione della strada venivano messi dei cibi in pietra che delimitavano la strada, non erano delle vere protezioni. Queste però nelle nostre strade continuiamo a vedere, quindi non ci sono elementi deformabili, non ci sono degli elementi critici. Anche gli stessi muretti che si vedono lungo le strade, che spesso sono anche in parte demoliti rispetto agli incidenti, ormai non si vedono più. Quando si realizza una strada di una concessione, si utilizzano dappertutto sistemi di protezione elastici che quindi possono essere utilizzati. Qui sono 45, abbiamo previsto questo intervento, dicevo, del 2006, che dovrebbe risolvere tutto quello che attualmente
messo a punto un ulteriore progetto che dovrebbe consentire di recuperare il tempo di manutenzione straordinaria che ha la strada 45, che non è la strada che presenta le condizioni peggiori in Emilia-Romagna, perché se si rapporta la strada all'intensità di traffico, ci sono delle strade che presentano delle situazioni più problematiche. La 45 ha un'intensità di traffico abbastanza ridotta, per cui ha i suoi problemi, ma non è la strada più utilizzata. Stavo dicendo, con la provincia di Piacenza abbiamo studiato un progetto che a giorni dovrebbe essere trasmesso presso la nostra direzione generale, poi per i successivi provvedimenti, di circa 10 milioni di euro. Questi 10 milioni di euro, che quindi comunque non è ancora approvato, finanziato, eccetera, consentiranno di eliminare queste situazioni che l'utente normalmente vede. Non è che risolveranno il problema della strada 45 così come lo si intende, cioè esplorare la strada da un punto di vista di scorrevolezza, sostituire tutta una serie di curve con varianti, eccetera. Però almeno consentirebbero di ripristinare un livello di servizio più che ottimo sulla strada. Ci sono circa 3 milioni di pavimentazioni, altrettanti di opere d'arte, circa 1,5 milioni, poco più, di barriere paranati, e questi sono invece le barriere paranati, perché con 1,6 milioni riusciamo comunque ad adeguare tutte le barriere paranati che dovrebbero adeguare, quindi non risolvere i problemi fisici, quindi altro intervento che stiamo facendo, alcuni abbiamo già fatti, sono dovuti a problemi di caduta avanzi, abbiamo sistemato dei piccoli tratti di pendenza che potevano generare dei pericoli, abbiamo in corso i lavori della zona della variante di Perino che dovrebbero essere terminati veramente a breve, stiamo facendo le infrastrutture statali e quindi trovando la variante verrà aperta. Ora nei prossimi giorni saremo tutti dei prologhi per stabilire poi con precisione la parte, comunque i lavori stanno andando molto velocemente, non ci sono più problemi di solito. È circa 1,7 chilometri di variante che però toglie due serie di curve, insomma, che sono anche abbastanza difficili. Altri interventi abbiamo sempre in corso, ma la manutenzione ordinaria, quindi nei prossimi giorni dovrebbero partire anche dei lavori di pavimentazione. Manutenzione ordinaria che purtroppo a volte siamo costretti ad utilizzare al posto di quella straordinaria. E quindi, quando ad esempio si critica l'ANAS perché non pulisce effettivamente le lunette, però qui c'è un doppio aspetto. Uno, che è quello che con i fondi della manutenzione ordinaria nel posto dobbiamo, dicevo, fare manutenzione straordinaria e quindi fare tratti di pavimentazione che andrebbero invece fatti con i nostri fondi, oppure sostituzione di barriere che sono vecchie, eccetera. L'altro è che l'ANAS, da quando è stata fondata nel 1928, aveva un'organizzazione capillare che prevedeva un notevole impiego di personale di esercizio. C'erano i famosi cantoni, 5 chilometri, non il cantone, c'era un cantone, il quale ogni giorno faceva i suoi 5 chilometri e puliva la strada per pace, puliva le cunette, sistemava i fossi, liberava le reti che si riempiono di tratti e così via. Ora la nostra struttura si è completamente modificata, dovremmo avere delle squadre di manutenzione, un po' per 5 carare per squadra, più un sorvegliante ogni giorno dovrebbe percorrere la strada. Per problemi di personale, di limitazioni di assunzioni dovute anche alle recenti finanziarie che hanno completamente bloccato le assunzioni, qui in Emilia-Romagna non c'è una squadra di manutenzione. Abbiamo soltanto il personale sorvegliante che non riesce a coprire neanche più turni di lavoro, soltanto più con due strade, cioè 45, abbiamo un doppio turno. Poi per il resto c'è il nostro personale di sorveglianza che è la figura rappresentativa dell'ANAS, quella persona
cugino con la ragione, lo spiaggiante sopra, che si vede lungo la strada, ed è l'unico elemento che abbiamo di presidio su Gesù. Tutti i mesi dobbiamo fare con le imprese, e quindi ritorna il problema sempre dei fondi che devono essere, devono esistere e devono essere disponibili quando servono e non magari di più. Perché tanti lavori che prima si facevano con nostro personale, che quindi venivano fatti in un giorno, ormai non si possono più fare. Nel momento in cui noi dovessimo ritornare a una gestione delle strade, sulle strade di manutenzione, è quello che il nostro rappresentante con la tutta ragione all'esterno. Dicevo, credo che visivamente si potrebbe vedere molto meno.